Si può definire la filosofia, come è stato fatto, in tantissimi modi diversi. Una definizione che a me pare anche molto immediata è la filosofia come problematizzazione dell'ovvio. La filosofia non si accontenta delle ovvietà per il semplice fatto che vengono credute, tramandate, accettate in maniera inerziale. La filosofia si interroga sul perché e quindi problematizza l'ovvio. Ecco, la filosofia non si accontenta del che cosa, ma cerca il perché e quindi mette in discussione le cose così come appaiono. In fondo, una delle grandi possibilità di interpretazione dell'impresa, della filosofia, è proprio intenderla come la messa in discussione dell'apparire. La filosofia, fin dal suo sguardo originario, contesta che la fenomenicità delle cose, cioè l'apparire immediato delle cose, risolva anche la loro essenza. Da subito i filosofi cercano un'essenza più profonda che non risulta immediatamente nell'apparire delle cose stesse, il tema del fondamento, della causa prima. E questo si traduce o si dovrebbe tradurre in un atteggiamento critico, non dogmatico. Il filosofo è per definizione inappagato delle certezze così come appaiono senza discussione critica. Ecco. Ma diciamo che i pensatori dell'origine non erano a rigore né filosofi né scienziati, erano pensatori a tutto tondo, possiamo dire, in un'epoca in cui ancora non esisteva la scienza nell'accezione moderna. La scienza in senso moderno nasce sostanzialmente solo con la rivoluzione scientifica, con Galilei, poi Newton. Ai tempi dei presocratici, come sono stati definiti, ma loro ovviamente non si definivano così perché è una definizione che viene data così semplificatoria, anche un po' ingannevole nella storiografia, nella manualistica contemporanea e non solo contemporanea, ma i presocratici o filosofi dell'origine non investigavano la natura come la investigherebbe oggi un biologo o uno scienziato della natura, ma si interrogavano sulle connessioni fra il microcosmo e il macrocosmo, cioè leggevano in convergenza il mondo della natura così come ci appare con il mondo inteso come natura del tutto, ecco. Quindi il filosofo ha questa. Dovrebbe avere questa prospettiva critica di ricerca delle cause. Per questo diceva Platone, il filosofo è sempre innamorato, perché come l'innamorato è alla ricerca di ciò che desidera e di cui si sa privo, così il filosofo, a differenza del Dio che già sa tutto e a differenza dell'ignorante che non sa niente, sa e non sa. Sa di non sapere e quindi desidera superare questa situazione di insipienza e si mette in movimento. Il filosofo è in movimento, la filosofia è un movimento, ecco, è una cinetica del sapere, potremmo dire così. E oggi sembra che non vi sia molto spazio per la filosofia nella civiltà della tecnica e dei mercati. Per un verso sembra che la scienza esaurisca il senso delle cose, e per un altro verso sembra che il domandare e il pensare siano fuori moda. Io per parte mia dico sempre che il nemico non è chi pensa diversamente rispetto a noi, non sia mai. Il nemico oggi è chi non pensa. Ecco, questo è il punto. E purtroppo questo non pensare, questo affidarsi alle certezze immediate, agli automatismi, al così si dice, è il vero nemico della filosofia. Ma mi permetto di dire che è anche il fondamento su cui si regge la civiltà della tecnica contemporanea, che presuppone l'esistenza di persone che cadavericamente accettino senza problematizzare. Ecco, la problematizzazione dell'ovvio, la restituzione a una libera discussione critica di ciò che si pretende non discutibile, non criticabile, mi pare non solo il gesto fondamentale della filosofia, fin dal suo aurorale gesto socratico, ma mi pare oggi condizione fondamentale per una interrogazione radicale su quello che sta accadendo. Oggi è come se il Titanic stesse affondando e i più continuassero a ballare, a danzare sul ponte senza domandarsi di quello che sta accadendo, no? Il senso di
della tragedia non è solo la tragedia, ma il fatto che non ci sia una riflessione critica sulla tragedia, ecco, che mi pare che sia una più o meno compiuta descrizione di quello che sta avvenendo in Occidente.